Nicola De Pirro, Paolo Stoppa e il dottor La Guardia partono in treno. Il ministro Ponti, la Rossi Drago e un gruppo di attori prendono invece l'aereo a Ciampino. Destinazione Londra, dove si inaugura domani la settimana del cinema italiano organizzata da Cassuto dell'Unitalia. Al teatro Tivoli giungono i rappresentanti del nostro cinema. Il duca di Harrowwood, cugino della regina, fa gli onori di casa. Capo della numerosa delegazione italiana è il ministro Ponti. Gina Lollobrigida e Sandro Pallavicini, Eleonora Rossi Drago, Federico Fellini, regista del film La Strada. Pubblico eccezionale in attesa della regina. Eccola. L'ambasciatore d'Italia Manlio Brosio le presenta il nostro ministro e De Pirro. Poi la cerimonia ufficiale inizia con l'omaggio floreale della piccola Maria Luisa Forte. Ed ora sfilano i rappresentanti del nostro cinema. Attori, produttori, registi. Anche nel campo cinematografico l'arte italiana si è conquistata il favore internazionale. Questo storico momento è una tangibile dimostrazione di stima e al tempo stesso il premio più ambito colto nella mano di una regina che rappresenta un paese di antica e nobile tradizione artistica. Le presentazioni si succedono accolte dal luminoso e compiaciuto sorriso regale. Proprio perché rispettiamo e stimiamo il cinema inglese, autore di autentici capolavori che resteranno a far testo nella storia dell'arte della celluloide, il pieno consenso del Festival di Londra ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. Al termine della cerimonia, sempre alla presenza della regina, Carosello Napoletano ha iniziato sullo schermo la rassegna dei nostri films.